Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera della seconda commissione al piano zootecnico regionale, definito il primo progetto organico del settore. Gli obiettivi, qualità, innovazione e tutela ambientale. Ce ne parla Alberto Scattolini. Con 4 voti favorevoli, Carpinelli del Partito Socialista, Chiacchieroni, Locchi e Mariotti del Partito Democratico e 4 astenuti, Goracci, Comunista Umbro, Mantovani e Rosi, Nuovo Centrodestra, De Sio, Fratelli d'Italia, la seconda commissione, grazie al voto determinante del presidente Chiacchieroni, ha dato il via al piano zootecnico regionale predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Il piano mira al mantenimento e incremento dell'attuale consistenza degli allevamenti e al miglioramento della qualità delle produzioni. Altro obiettivo è potenziare a livello qualitativo le produzioni, puntando su prodotti di qualità superiore e sulla promozione di filiere interamente regionali. Sulla certificazione poi di prodotto e di processo. Grande attenzione viene posta alla sostenibilità ambientale degli allevamenti, come pure al benessere animale. In sostanza, una sintesi tra agricoltura, ambiente e sanità. L'assessore regionale all'agricoltura Cecchini ha espresso soddisfazione per la partecipazione che ha accompagnato la stesura del documento, mentre il presidente Chiacchieroni ha definito il piano un grande e importante passo in avanti per tutto il settore, perché garantisce certezza alle imprese e a tutti gli operatori dell'agricoltura in generale. Il vicepresidente Mantovani, infine, ha suggerito di approfondire il rapporto tra allevamento, ambiente e urbanizzazione. Tutti elementi che a suo giudizio hanno portato a un forte ridimensionamento della capacità produttiva del settore. In prima commissione consiliare è presentato lo schema generale di orientamento per i programmi comunitari. Ce ne riferisce Marco Paganini. L'assessore Fabrizio Bracco ha presentato in prima commissione lo schema generale di orientamenti per i programmi comunitari 2014-2020 predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Un documento che delinea un nuovo approccio complessivo verso la programmazione comunitaria, rendendo necessaria la totale rivisitazione della struttura del bilancio della Regione, che in parte consistente dovrà coprire il cofinanziamento degli interventi. L'assessore ha spiegato che nello schema vengono attuate le linee fondamentali approvate dal Consiglio regionale in settembre, adattate alle mutate condizioni, ai regolamenti e alle indicazioni della Commissione europea e del Governo italiano. Per la programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione Umbria potrà disporre di risorse per 1 miliardo 774 milioni di euro tra Programma nazionale di sviluppo rurale, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Programma IEI, Fondo di sviluppo e coesione. Due le misure che avranno ricadute dirette puntuali sul territorio regionale: l'agenda urbana, che prevede misure per lo sviluppo intelligente delle città, di cui beneficeranno Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno, con interventi incentrati su ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori della città. Mentre i fondi per le aree interne, 4 milioni di euro di risorse statali oltre a quelle comunitarie, finanzieranno interventi per mettere in sicurezza il territorio, promuovere le diversità naturali e culturali presenti in quelle aree, valorizzare le risorse potenziali non utilizzate per innescare processi di crescita. In questo caso dovrebbero beneficiare degli interventi la fascia appenninica ed i comuni dell'Orvietano al confine con Toscana e Lazio. Via libera dalla terza commissione al piano triennale per la promozione dello sport e l'impiantistica sportiva. La terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha dato parere favorevole a maggioranza sul piano triennale 2014-2016 per la promozione sportiva, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva, un atto previsto dall'articolo 8 della legge 19 del 2009,
Con questo atto amministrativo preadottato dalla Giunta, la Regione Umbria intende attivare progetti condivisi con il CONI dell'Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per aumentare le ore di attività motoria nella scuola primaria di primo grado e promuovere l'educazione alla salute e una sana alimentazione. Realizzare il progetto Borse di Studio per sportivi di talento che sono anche studenti meritevoli. Incentivare la comunicazione sullo sport in Umbria con una app dedicata ai dettagli delle attività sportive delle federazioni, sostenere la messa a norma dell'impiantistica sportiva di natura strategica che consenta di ospitare grandi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale che portano economia per il territorio, quindi ripristinare anche i contatti con l'Istituto per il Credito Sportivo per sostenere l'abbattimento del tasso di interesse dei mutui erogati per l'impiantistica sportiva in Umbria. Per ciò che riguarda le risorse economiche, la Regione destina 182.000 euro alla promozione sportiva e prevede stanziamenti nei bilanci di previsione degli anni dal 2014 al 2016. Le risorse maggiori saranno stanziate dal Governo. Voto contrario sull'atto dal capogruppo dei Fratelli d'Italia Franco Zaffini, secondo il quale è grave che la Regione stanzi 0 euro, dice Zaffini, per l'impiantistica sportiva, rinviando ai piani annuali, e solo 180.000 euro per la promozione. Il settore, secondo Zaffini, ha grandi potenzialità, merita maggiore attenzione. In seconda commissione illustrate le modifiche al trasporto pubblico non di linea. L'assessore regionale alla mobilità Silvano Rometti ha illustrato in seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, le modifiche proposte dalla Giunta sulle norme che regolano il trasporto pubblico non di linea, ovvero i taxi, il noleggio con conducente e i buxi, i pullman fino a 9 persone. Il disegno di legge presentato dall'esecutivo di Palazzo Donini propone due cambiamenti alla legge regionale numero 17 del 94. L'età entro la quale gli autisti possono continuare a svolgere il proprio lavoro viene portata da 60 a 68 anni e la revoca dell'autorizzazione non avverrà più in presenza di un avviso di garanzia, ma solamente dopo una condanna, sempre che non si parli di reati gravi. Si tratta di modifiche, ha specificato Rometti, sollecitate dalle Camere di Commercio, dalle associazioni di categoria e dalle province. Sul riordino delle IPAB, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, parere favorevole della terza commissione consiliare con l'aggiunta di chiarimenti riguardanti il personale e i patrimoni delle ex opere pie. Oltre al parere favorevole, il presidente della terza commissione Massimo Buconi ha inviato alla prima commissione consiliare alcune richieste di approfondimenti ritenuti necessari dopo le audizioni con i soggetti coinvolti nella riforma, quando era emersa una valutazione positiva sul progetto di riforma dell'esecutivo, ma anche la richiesta di chiarimenti sul personale, sul patrimonio, con l'auspicio di una regia della regione anche sul processo di fusione e trasformazione degli enti assistenziali. In sostanza c'è da definire meglio quali sono i compiti dei vari consigli di amministrazione, che seguono procedure diverse a seconda dei diversi statuti. Inoltre, allo stato attuale, le IPAB, una volta chiamate opere pie, sono tutte di natura pubblica, ma se decidessero di diventare private, come viene consentito da questa riforma, occorrerà valutare il mantenimento dei fini in base ai quali il patrimonio è stato attribuito. Infine si chiede di chiarire quali indicazioni e incentivi metterà in campo la Regione per agevolare eventuali fusioni tra queste istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci.